Buonasera e bentornati, cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, bentornati a questa nuova puntata della rubrica Camminare in coscienza. Il titolo d'argomento di questa serata è Noi e il tempo. Come sapete, questa nuova stagione gli incontri saranno a carattere monografico e questa sera noi trattiamo un argomento molto importante, quello determinante per la nostra evoluzione e che rappresenta la palestra, insomma, della nostra anima per appunto la nostra vita e quindi per il tempo della nostra vita, quindi come noi viviamo questo nostro tempo, in che modo lo attraversiamo, qual è il livello di coscienza che noi abbiamo a seconda delle stagioni della nostra vita, quindi il tempo che si manifesta e che noi attraversiamo nella nostra vita, nelle varie stagioni, quindi dall'infanzia all'adolescenza, la giovinezza, la maturità e poi l'aspetto ancora più evoluto dell'esperienza terrena, che è quella che ci porta avanti, avanti, avanti e ci permette di essere molto, ci dovremmo essere molto coscienti e molto consapevoli. Ben arrivato, caro Bruno, quindi Ben abbiamo trovata, Anna, buonasera. ben arrivato, quindi un saluto caro a tutti quanti i nostri amici che ci seguiranno sia su Facebook che su YouTube. E stavo appunto dicendo con i nostri amici che l'argomento è appunto il tempo e come noi ci rapportiamo con il nostro tempo e qual è il percorso di coscienza, di consapevolezza che questo nostro tempo può portare, no, nella nostra vita, le opportunità che noi possiamo avere con questa scansione del tempo per quanto riguarda la nostra evoluzione, no? Adesso è un tempo impegnativo, vero? Questo lo Molto, diciamo sovente, caro molto. Bruno. Questo è un tempo di conquiste. Credo che sia il tempo di conquiste di una diversa coscienza di noi e credo soprattutto di una grande responsabilità. La responsabilità che non è solo della nostra vita, ma è anche la responsabilità di come la nostra vita può influire sulla vita di quanti ci circonda. Perché la difficoltà che abbiamo quasi tutti è di non avere una chiara identità, non solo di chi siamo veramente, ma soprattutto di cosa viviamo attraverso il nostro corpo emotivo. Questa sera parleremo del tempo, ma quanto tempo dedichiamo a essere presenti coscientemente nel nostro vivere? Parlo anche per esperienza diretta, ci mancherebbe. E quanto tempo invece viviamo in uno stato di non presenza reale? Possiamo suddividere il tempo della nostra vita. Io dico sempre ai vari ragazzi di vari corsi, noi dovremmo camminare nella vita, camminare nel tempo della nostra vita. Perché la maggior parte delle persone non capisce che il tempo non esiste come noi lo comprendiamo o come noi lo classifichiamo. Perché non è il tempo della nostra vita terrena materiale, ma è la qualità in cui viviamo il tempo che ci diamo in ogni singola esperienza terrena. E quindi io credo che tutti quanti noi, istintualmente, cominciamo nell'infanzia, nel mondo dei sogni, dei giochi, poi nell'adolescenza cominciamo a proiettare delle fantasie e dei desiderata. Man mano che il tempo cammina nella nostra vita, come noi riteniamo, il nostro stato di coscienza a che livello rimane fermo? Quello che sta accadendo ultimamente è che molta gente in un'età adulta, matura, in funzione dell'età anagrafica,
comincia a ravvedere una mancanza di maturità a livello di coscienza e di consapevolezza. Perché il nostro tempo ci è sempre parso infinito. Perché io rammento ai miei tempi. Una persona di 60 anni, 70 anni era già data per anziano. Non voglio dire vecchio, sembra un'espressione non proprio simpatica, ma per anziano, come se la vita fosse al termine. Il problema è che tutti quanti noi dedichiamo moltissimo tempo ad appagare i disegni primari che gli altri hanno impresso dentro di noi. Cioè seguiamo un modello che la società, la famiglia, i riferimenti ci impongono a cui doverci attenere. Quindi tutti quanti noi abbiamo bisogno di un riconoscimento che ci arriva dall'esterno in funzione di ciò che noi dimostriamo agli altri che abbiamo realizzato, che abbiamo costruito, chi siamo diventati nella vita sociale, economica, materiale. E quindi tre quarti del nostro tempo lo dedichiamo a costruire qualcosa che dia a noi un senso di capacità, un senso di essere, di apparire, di avere il riconoscimento di altri. Ma molto spesso, quando ben bene abbiamo raggiunto i diversi livelli anche della scala sociale, economica, può arrivare un momento in cui ci rendiamo conto che tutto ciò in cui noi abbiamo puntato e che credevamo dovesse essere fonte poi di serenità, di tranquillità, non parlo di tranquillità meramente economica, ma di tranquillità di stati d'animo, restano inappagati. Però abbiamo trascorso gran parte del tempo, io penso almeno i primi 50-55 anni, a costruire qualcosa che possa dimostrare agli altri, a noi, la nostra forza, la nostra intelligenza, la nostra... Dobbiamo lasciare una traccia nella vita. Ma nella vita di chi? Nella vita degli altri? O dobbiamo lasciare una traccia dentro di noi che sia una traccia indelebile nel tempo? Perché il tempo che non esiste, perché il tempo, a mio avviso, non è il tempo che noi abbiamo classificato come riferimento nell'arco della giornata, della settimana, dei mesi, degli anni. Questa è la classificazione per la mente razionale, perché abbiamo bisogno di un riferimento. Ma il tempo reale è quello che poi viviamo in attesa di essere con noi stessi in un diverso stato di rapporto con noi stessi. Allora, qui il tempo ci sfugge, perché abbiamo dedicato molto del nostro tempo, crediamo, ad avere qualcosa che ci dia l'illusione di... Allora, poi vediamo, guardandoci alle spalle in età matura, se abbiamo un minimo di consapevolezza, possiamo vedere come abbiamo disegnato la nostra vita dall'adolescenza in poi. Non solo i risultati, ma le illusioni, gli stati d'animo, oserei dire il film che ognuno di noi costruisce del suo vivere. E lì vediamo anche il karma, il destino, come si è manifestato. Anche il progetto dell'anima. Il progetto dell'anima. C'era una bellissima immagine che io riporto sempre. È come se la nostra vita fosse una trama. L'ordito è già definito, da qui a laggiù, ma il disegno è come io vivo la mia vita, come arricchisco la mia vita. E come l'arricchisco la mia vita nel mio tempo?
anche come io metto a frutto le varie esperienze e le vivo come esperienze. Allora, questo mi consente di arricchirmi attraverso l'esperienza. Ma siccome la maggior parte di noi si vive nell'attesa di un'illusione, nell'attesa di avere un qualcosa dagli altri, ecco che l'esperienza che viviamo non solo non ci appaga, ma ci dà poi la delusione, un senso di fallimento, un senso di non riconoscimento, che anziché essere un riflesso interiore per meglio comprendermi, mi diventa come avere sprecato del tempo inutilmente, perché non porta frutto l'esperienza. Allora il mio tempo diventa un tempo pesante, diventa un tempo faticoso, perché penso di non riuscire ad avere o a realizzare ciò che la parte mia mentale della personalità pretende che io possa avere. Allora il mio tempo è fermo dentro di me perché io continuo a ripetere uno schema che non porta mai ad avere ciò che io mi illudo di poter avere. E arriviamo in un'età avanzata dove riteniamo di non avere più il tempo. In realtà non l'abbiamo mai avuto, perché l'abbiamo riempito, in gran parte di noi, di false attese, di false illusioni, di falsi bisogni, di immagini esteriori che rimangono solo immagini. Io credo che molti di noi, se dovessero avere un po' di onestà e concretezza, quanto hanno portato di esperienza in un'età matura del loro vissuto, quanti accadimenti veri hanno segnato dei cambiamenti veri nella loro vita, assai pochi. Perché la maggior parte del tempo l'abbiamo passata addormentati o vivendo non vivi, ma vivendo nell'attesa che la vita portasse a noi una qualità, un senso di qualità di vita ben diversa. Una persona dice che sono fortunati gli sciocchi, perché accontentandosi di ciò che hanno, non si rendono conto di ciò che perdono, che potrebbero avere. Coloro i quali sono legati soprattutto ai beni materiali e le persone che non hanno un grande desiderio di crescita, di comprensione, a suo avviso vivono meglio di noi, che ci poniamo mille interrogativi, perché loro restano fermi in una fase temporale che dà loro l'illusione di appagamento, di un certo benessere, di una certa tranquillità, e non escono da quello schema. Ma quando quell'architettura si cracca, salta tutto poi, perché a quel punto tu non hai quelle fondamenta importanti e determinanti per riuscire a gestire la realtà in quello che realmente è. Ed è quello che sta accadendo ora. Perché ora stanno crollando le illusioni, le false aspettative, le false sicurezze che arrivavano a noi da altri, che davano a noi l'illusione di una continuità di qualità di tempo. Allora, chi ha costruito nel proprio tempo un minimo di consapevolezza e di coscienza comincia a diventare spettatore degli accadimenti esterni. Ma finché noi siamo attori di quegli accadimenti, noi recitiamo un ruolo al nostro malgrado e il nostro tempo rimane fermo in quell'aspetto di qualità. Camminare nel tempo non è facile, perché vuol dire uscire dallo schema temporale legato alla anagraficità della mia età, parlo della mia persona. Allora, man mano che noi avanziamo nella vita, possiamo portare a frutto esperienze sempre più profonde che cambiano ciò che io proietto nella mia vita, ma non nella vita degli altri, cambia il film. Perché allora non sono più una parte di un film
generale, ma io sto creando il mio film personale. Il mio tempo cambia. Perché nel momento che io sono coscientemente presente, giorno per giorno, quello è il film della mia realtà in quel momento. Non sto proiettando nel futuro e non la tengo più nel passato, perché ho chiuso, separato il passato da ciò che vivo oggi. Ecco che allora il tempo cambia, perché non è più un tempo legato alle fasi, ma è un tempo di stato d'animo. E in quel tuo stato d'animo il tempo non cambia mai, perché tu sei fermo in una qualità di stabilità, o quantomeno di un minimo di equilibrio che ti permette di affrontare le situazioni in cui gli altri ravvedono le difficoltà, perché si vivono ancora in un immaginario e non sono usciti dal tempo dell'illusione o della speranza. Ecco quanto sta accadendo ora, il tempo del rivolgimento, perché mi devo guardare alle spalle e devo capire quanto tempo io ho dedicato giustamente al lavoro, quanto non ne ho dedicato anche alla mia comprensione. Cambia il rapporto temporale, perché allora non ho più timore del tempo, perché mi rendo conto che il tempo è una forma illusoria in cui proiettiamo le illusioni e le speranze che non cambiano mai finché non cambiamo il nostro rapporto con il mondo esterno, perché prima deve cambiare il rapporto col mondo interno. Ci troviamo in questa fase? Sì, e penso che sia anche importante avere una visione più espansa, cioè una visione del tempo che è uno strumento, è una condizione in cui noi possiamo sperimentare questo insieme di presenti che crea il tempo, che viene generato da un inizio e da una fine. Tra un inizio e una fine ci sono tanti presenti, che poi Bravissimo. Generano il passato e poi davanti hanno il futuro. Bravissimo. E quindi se uno riesce a capire, cioè, questa cosa, è prima di tutto, no? Che quindi il tempo, come dicevi tu prima, non esiste. No? Noi abbiamo una visione così lineare del tempo, no? Passato, presente, futuro. Però, ma perché ci sfugge il quadro generale, esatto, in cui viviamo, e quindi portiamo l'attenzione a quella parcellizzazione del momento contingente che viviamo e perdiamo il quadro d'assieme. Sì. Allora ogni volta nel nostro tassello di vita quotidiana, mensile o anno per anno ci rendiamo conto, quando cominciamo diversamente a comprendere dentro di noi, che abbiamo dedicato molto tempo a qualcosa che poi ci diventa, non dico inutile, ma quasi superfluo. Ma non perché non ho costruito materialmente, ma perché ho costruito in una fase di tempo legato al timore di non essere in grado di avere il tempo poi per vivere. Io continuo a costruire per avere poi il tempo da dedicare a vivere. Oppure si sta solo proiettati sulla qualità, dove crei delle cose che servono a, e poi qui bisogna chiedersi che cos'è la qualità, no? Cos'è la qualità? Perché per tanti la qualità è solamente un insieme di benefici da un punto di vista materiale, no? E quindi, cioè, ci si preoccupa di questo. Esatto, e dedichiamo molto a questo. Si dedica molto all'aspetto materiale, però quello che dicevi tu prima, è importante capire che noi in questa esperienza della nostra anima, perché poi io invito sempre tutti a ricordare l'origine, cioè prima di tutto dobbiamo sempre ricordare che cosa siamo noi. Siamo prima di tutto un'anima che sta vivendo un'esperienza in questa palestra che si chiama Terra e che quindi ha a disposizione questo insieme di presenti che formano il tempo, che viene determinato proprio da questo inizio, la nascita, e da questa fine, la morte.
in mezzo a, tra la nascita e la morte, noi sappiamo che ci sono tanti presenti. Ma il problema fondamentale penso che sia questo: chiedersi che cosa veniamo a fare qua noi. Veniamo a preparare una serie di accessori materiali, oppure dobbiamo fare il percorso, quello che è l'argomento, l'oggetto della nostra rubrica, camminare in coscienza, quindi prendere coscienza. Ma tutti quanti noi proiettiamo sempre avanti nel poi, perché riteniamo di avere innanzi a noi tanto tempo dopo per dedicarci ad altro. Sì, sì. Ma siccome non stiamo seminando nulla che potremo raccogliere dopo, in realtà quel poi non viene mai, perché noi non facciamo altro che continuare a spostare nel tempo l'illusione, la speranza di un qualcosa che speriamo possa essere, e non essendo coscienti che creiamo noi la nostra realtà, continuiamo a raccogliere ciò che seminiamo. Perché la nostra attenzione è parcellizzata in ciò che stiamo vivendo in quel momento. Perché non abbiamo quell'espansione di coscienza che ci permette di poterci vedere in un arco temporale di cammino evolutivo attraverso le esperienze, ma non le mettiamo a frutto. E quindi il nostro tempo ripete una continua modalità simile di esperienza che allunga il nostro tempo, ma l'allunga nell'illusione. Il discorso dell'illusione è fondamentale, perché a questo punto uno deve chiedersi davvero qual è la qualità del tempo. Ma vedi, noi riceviamo già un insegnamento in cui dobbiamo diventare, in cui dobbiamo fare, in cui bisogna che dimostriamo agli altri, e quindi siamo proiettati tutti noi all'esterno, perché il nostro riconoscimento per noi è come è quanto gli altri riconoscono. Legato all'esterno, non all'interno. È legato all'esterno. Allora, ma quanto io do di riconoscimento a me, non attraverso la parte egoica che poi diventa la presunzione e l'arroganza, ma quanto do di riconoscimento a me nel mio rapporto che vivo come sacralità della vita? E quanto rendo sacra la mia vita, ma non nel senso religioso, nel senso di comprendere che ho un tempo in ogni esperienza terrena per mettere a frutto cosa? Il seminare un qualcosa che mi dia una maggiore capacità di camminare nella mia vita a testa alta, ma libero. Libero dal bisogno del riconoscimento altrui. All'esterno, è fondamentale. Il riconoscimento esterno. Allora, come possiamo parcellizzare il tempo della nostra vita? Lo classifichiamo per fasi, per momenti. Nell'infanzia, dove abbiamo ancora una verità intuitiva che l'adulto ha perso, ma che nell'infanzia del bambino abbiamo. Nella fase dell'adolescenza, dove siamo obbligati, nostro malgrado, ad adeguarci ad uno schema esterno, altrimenti non ci sentiamo riconosciuti dagli altri, quindi ci adeguiamo. Quell'adeguarci porta a proiettare poi, nell'età più matura, uno schema determinato. Il dover avere la famiglia, il dover avere dei figli, il dover avere, il dover fare. E quando arriviamo in una fase di maggiore maturità, ci accorgiamo, per molti, questo non è, per pochi è, che manca un qualcosa. Cosa ci viene a mancare? Quello che sta accadendo ultimamente. La gente sente che non ha più il tempo. La gente comincia ad avere timore di non avere il tempo per mettere a posto quanto nella propria vita ha continuato a rinviare poi, pensando che poi qualcosa sarebbe cambiato, che gli altri sarebbero maturati, che la vita avrebbe portato a noi. Questa è l'illusione di avere il tempo. Quindi avendo il tempo, non siamo noi costruttori del nostro tempo, perché viviamo il tempo costruito dagli altri. E per gli altri intendo non solo la famiglia, ma intendo tutto ciò che ci circonda, i mass media, l'immagine esteriore, la società,
mi sento parte della società e devo essere come la società per essere riconosciuto nella società. Allora il mio tempo è dedicato a quello. E quando io poi trovo che la società non mi dà comunque, e questa arriva in età adulta, non voglio dire da anziani, molto adulta, che accade? Arriva il senso del fallimento, la tristezza, non c'è più la capacità di creare, non nell'immaginario, ma di creare nella fiducia vera. Quindi cambia nel mio stato d'animo l'amore di poter creare, di dare qualcosa a me stesso che crea il benessere del mio vivere. Perché ciò che era il benessere che avevo materialmente o che mi giungeva dall'esterno non è riuscito a colmare quel desiderio di benessere interiore. Ci manca un qualcosa. Ci manca il nostro tempo vero. E molta gente pensa che ad una certa età non puoi più vivere ciò che non hai vissuto precedentemente, perché li abbiamo abbinati a fasi temporali man mano che crescevamo nel nostro vivere, portando dentro di noi sempre gli stessi stati d'animo. È quello che deve cambiare. Ma il tempo del cambiamento può arrivare in un attimo, perché è come un interruttore che scatta. Beh, adesso noi abbiamo delle situazioni in questo tempo che ci mostrano come tutto possa cambiare. Perché molta gente non ha più il senso della sua vita. E molta gente mi chiede, ma che senso ha adesso la mia vita? Sono perso, sono smarrito, non mi ritrovo, non ha più senso la mia vita. Ma non è che non ha più senso la tua vita, ora. Non ha senso come hai vissuto prima. Ma non è che non avesse veramente senso, aveva senso in una sfera egoica materiale di rapporto esterno che ora ti dà il vuoto interno. Sì, infatti il problema è questo, che di fronte a degli scenari così infausti e così grevi come quelli che noi stiamo vivendo e vedendo, insomma, noi non lo stiamo ancora vivendo, anche se noi siamo dentro quelle realtà, ma non li viviamo in primo piano quindi oggi, cioè, capisci che quegli scenari che dimostrano come davvero, cioè, poi quella cosa che noi pensavamo che fosse archiviata, no? Per noi pensavamo che la guerra per noi, per le nostre realtà, fosse un fatto archiviato, che non sarebbe più tornata, che certe cose che noi vediamo adesso, no? In giro, cioè, non sarebbero più successe, perché abbiamo sempre tutti continuato a dire, no, la tragedia che c'è stata durante il periodo del nazismo, tutto quello che abbiamo passato noi l'abbiamo archiviato, perché pensavamo che fosse un tempo chiuso. L'abbiamo archiviato nell'illusione che non si sarebbe più verificato. Uso. Esatto, no? Esatto. Ecco, e quindi allora la grande fatica che hanno le persone adesso, e io lo vedo perché sono un po' quello che sento parlando con la gente, tutto è che sono tutti smarriti. Tutti. Ma sono impauriti, ma perché la loro coscienza... Appunto, stavo arrivando a questo, e poi appunto si è impauriti, perché ovviamente uno vede quelle scene e ha paura che queste cose arrivino, no? Ecco, a toccare anche noi. Allora è un po' il discorso che abbiamo fatto qualche sera fa con Derbutto, cioè se tu hai coscienza e consapevolezza di quello che sei... Ma vedi, Anna, la gente... tutto, devi capire che tu sei qua, che questa è un'esperienza, è un passaggio, non c'è niente di permanente, che tutto è impermanente. Ma questo però avviene se nasce un po' di forza d'animo e soprattutto se ti sei messo in discussione con te stesso
del chi sono io e che appunto, senso ha la vita. Questo che ti dico. Bisogna partire dall'inizio, quello che dicevo prima. Cioè, se tu hai questa consapevolezza, questa coscienza dentro, la gestione dei fatti anche nefasti come quelli che noi viviamo si articola su una allora sì che hai la possibilità di avere un supporto, no? Un substrato. Se non hai questo, sei totalmente smarrito. Non hai le fondamenta. Non hai le fondamenta. E non avendo le fondamenta, qualunque accadimento si muove attorno a te, crea l'insicurezza. Certo. Perché non hai più l'illusione di avere la sicurezza da altri. Ma se non l'hai creata tu dentro di te, come centratura, come forza d'animo, come fede, che non mi riferisco a nessuna religiosità, ma come fiducia vera, tu hai costruito l'illusione. L'illusione viene meno, ora sei davanti alla realtà. E la gente ha il timore di non avere il tempo adesso di prendere cosa, di cambiare il vissuto, ma non devi cambiare il vissuto, devi cambiare il futuro, perché oggi puoi girare pagina. Ma questo no, vuol dire... Dobbiamo cambiare noi dentro. Dobbiamo cambiare noi dentro. Allora il tempo, quando noi cambiamo dentro, non esiste più. C'è un presente. C'è un presente costante. Un presente costante da gestire. Allora, tu sei presente, sei di fronte al fiume che scorre, quello è il tempo in cui scorrono gli altri come portati dal fiume. Tu sei un osservatore esterno dove il tuo tempo interiore è diverso, perché non sei più convogliato dagli stati emotivi degli altri. Hai creato un distacco dal coinvolgimento, il tuo tempo cambia. Perché il tuo tempo è fermo nel momento che vivi ora. E nel momento che hai trovato dentro di te quell'aggancio, il tuo tempo è sempre nel presente, il domani non c'è. C'è, ma in funzione di come tu il giorno dopo hai vissuto il tuo presente, il giorno come ti hai costruito. Certo. Mentre certo. Molta gente ora si ritrova a dover proiettare in un futuro che non c'è più di certezze e si rendono conto di non avere loro ora le certezze. Perché hanno lasciato che gli altri costruissero il loro mondo, creando per loro un mondo irreale, in un tempo irreale. Non ora, è facile farlo capire alle persone. Ora uno, questo è vero, però c'è anche un altro aspetto, che effettivamente è un tempo, questo, a livello generale, no? Così, per l'umanità, come avevamo già detto, no? Questo è proprio il tempo della svolta, il tempo delle scelte, è il tempo dove ognuno metterà in campo quello che ha dentro. Ecco perché è importante essere molto strutturati dentro per riuscire a vivere nel modo più adeguato possibile. Ma certo, questo davanti agli errori tempo... che ci sono, cosa puoi fare? Cioè, davanti a certi errori puoi solamente, cioè, per chi io penso a chi vive quegli errori, no? Che sono tempi di paura e di grande dolore, di grandi orrori, di grandi atrocità, dove davvero, cioè, come mi hanno insegnato dei piani alti, di fronte a certe realtà bisogna solo abbracciare il proprio destino e pregare. Hai detto una grande verità. Allora, tutto questo, cosa dovrebbe servire a noi che non siamo ancora coinvolti in quelle atrocità? Che nulla cambia. Che nulla cambia a livello di un'umanità terrena, perché ciò che ritenevamo non poteva più manifestarsi, si sta manifestando di nuovo. Questo dovrebbe darci la consapevolezza che l'essere umano, se non evolve nella sua coscienza e consapevolezza, riporta gli schemi già vissuti. Certo. Perché rimette in opera degli schemi triviali, materiali, di una violenza inaudita che è in ognuno di noi sepolta nel profondo, finché la coscienza non viene ad emergere, a darci un diverso riferimento. Ecco il fattore del tempo. Sì. Qual è il mio tempo? A livello di coscienza, non a livello di intelligenza. Quanto è evoluta la mia coscienza rispetto alla mia età anagrafica?
Io potrò avere anche 2 lauree, 10 lauree, tutto ciò che desideri, ma il mio livello di coscienza, che livello è? È alle elementari, è alle medie, al liceo? O posso avere neanche la terza elementare a un livello di coscienza espansa, che non ha nulla a che vedere con la parte intellettiva, ha a che vedere con uno stato di consapevolezza, di coscienza, di apertura d'animo. E questa è la fase in cui molta gente può avere una grandissima spinta evolutiva. Se solo si apre in coscienza e dentro si accetta non nel giudicarsi, ma nel comprendere che ciò che ha vissuto finora non poteva fare altro, stante il suo stato di consapevolezza. Altrimenti c'è il rammarico, c'è il senso di colpa e c'è il timore che non posso fare altro. Eppure c'è la svolta. Ecco, ma molti si legano al fattore temporale anagrafico. Ormai ho 70 anni, come se il suo tempo finisse lì. Perché non si legano al fattore dell'anima che sta vivendo quell'esperienza e che quindi il suo tempo non c'è, perché è solo stato di coscienza. Ma farlo capire alla gente non è affatto facile, perché hanno delle vere e proprie crisi di panico. E lo perché so, temono? Temono che cosa? Che la sua vita finisce così. Non ho realizzato nulla, non ho cambiato nulla e non comprendono che oggi possono cambiare di colpo. Faccio un clic e cambio canale nella mia vita. C'è solo la paura di morire, però per tanti c'è solo la paura di morire, c'è da dire questo. Tanti hanno solamente paura di morire e il modo in cui anche possono morire fisicamente. Per tanti c'è soprattutto prima di tutto la paura, che sappiamo che è il primo elemento, che abbiamo visto che insomma funziona molto bene quando si genera la paura, no? Nella massa, e quindi ognuno fa quello che ma tu comprendi che se la gente pensa, purtroppo, che dopo la morte non c'è più nulla, che io non esisterò più, ho timore di morire perché non esisto più e torno a casa, o meglio muoio inappagato, infelice, perché non comprendo l'esperienza, mi lego al fattore temporale di questa vita, non al tempo dell'anima che non ha tempo. Ma qui è mancata l'istruzione educativa, capisci? Viviamo tutti nell'ignoranza della non conoscenza. Lo so, bisognerebbe iniziare sin da piccoli, ecco, a fare questo percorso. Poi ci sono le persone che comunque strada facendo si aprono. E quindi è come tanti i nostri amici che ci seguono, io vedo quello che ricevo tutti i giorni che mi scrivono, vedo anche i commenti che fanno nelle varie dirette, e quindi c'è quello che ci viene sempre ci è detto, e grazie perché ci avete fatto conoscere, no? Ho imparato tante cose, mi sono aperto e questo è molto bello, perché è il compito nostro, questa, no? Questa anche è la questa parte più bella. Certo, quando mi sento dire dalle persone che la loro vita è cambiata, bravo, il loro rapporto con la vita, questa è la gratificazione maggiore che si possa ricevere. Siamo riusciti a svegliare, a ridestare un'anima dormiente. Ma qual è la difficoltà che ora abbiamo tutti quanti noi? Di avere timore del tempo che abbiamo davanti, che può diventare un tempo pesante e difficile da gestire, perché abbiamo paura di perdere qualcosa. Questa è la mancanza dentro di noi di continuità di stati d'animo. E quindi io capisco le persone che sono intemorite, soprattutto le persone di una certa età, perché temono adesso di avere perso il senso non solo del tempo che hanno vissuto, ma di avere paura di non potere ora diversamente viversi, perché pensano che è l'esterno che deve dare a loro un riferimento. Non portano dentro di loro una coscienza di consapevolezza di me. Stavo leggendo prima un riferimento di un bellissimo nome di Dio, che è il quadro generale.
di una bimba che trova un seme di mela, non sa che farsene e lo butta via. Poi un giorno vede il padre che prende un seme di mela, l'interra e dopo un po' cresce un albero di mele che dà dei frutti. E allora comprende che da quel frutto poteva avere non solo un albero, ma una serie di frutti che contenevano altri semi che avrebbero creato altri alberi. Allora dà il valore a quel seme, che per il discorso che facciamo oggi, quel seme è ciò che viviamo oggi. Ma se noi non piantiamo quel seme nel nostro tempo, quel seme rimane che non può svilupparsi, sì. Non può crescere, perché non lo coltiviamo. Allora buttiamo via il tempo nell'inutile illusione che dall'esterno possa giungere quello stato d'animo, di quiete, di benessere, di serenità, di saldezza, che cambia quando io porto dentro di me un rapporto temporale diverso, quando io mi sento non immortale nel corpo fisico, ma mi sento che sto vivendo l'esperienza attraverso questo corpo fisico. Allora il mio tempo terreno si collega al tempo dell'universo, che è ben diverso. È un'immortalità nella mortalità. È un po' come Thich Nhat Hanh quando dice: sto bevendo, se bevi il tè stai bevendo le nuvole. Esattamente. Esattamente. Ma devo avere quell'apertura di coscienza che mi fa diventare diverso nel concepire il tempo e nel rapportarmi con gli altri. Cioè, io mi sto rendendo conto che in queste ultime settimane il mio rapporto con l'esterno è cambiato ancora di più. Non come indifferenza, per carità, ma mi sento sempre meno coinvolto dallo schema di vita altrui. Lo condivido, ma non come condivisione reale e materiale. Lo condivido perché ci sono, ma sto diventando sempre più spettatore, non coinvolto. Questo permette di avere più capacità di essere di aiuto, perché riesce a cogliere il momento emotivo in cui gli altri stanno vivendo questa stagione. E le cose anche più importanti da fare. Perché le nostre stagioni si legano ai nostri stati d'animo emotivi, perché la qualità dell'emozione che io vivo dentro di me mi dà il rapporto temporale. Certo, e c'è il cambiamento. Perché se vivo ancora nell'illusione dell'attesa, della speranza, di sogni futuri, il mio tempo li fermo nel sogno futuro che non si realizzerà. E se nello stesso tempo la mia stagione e nella rabbia, nella paura, nel rimpiangere ciò che ho perso e che non avrò, il mio tempo rimane lì fermo. E allora diventa un tempo pesante, perché dentro di me vivo quel rimpianto di quella stagione che ormai non è più, però non cambia la stagione dentro di me. Ecco che allora ognuno di noi crea il suo tempo, che le possiamo abbinare alle quattro stagioni di Vivaldi. La primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, ma qual è lo stato d'animo che viviamo dentro? Possiamo essere in pieno inverno, ma dentro a una primavera. Possiamo essere in piena estate, ma dentro a un autunno di tristezza. Ma se quel tempo continua, tutta la mia vita è un autunno. Tutta la mia vita è un inverno. Sì, difatti la sfida è quello di riuscire a vivere una primavera, un'estate sempre. Cambiamo attraverso le varie stagioni, ma non restiamo fermi nella stagione, perché è inevitabile che le situazioni attorno a noi mutano, ma non mutano se io continuo a restare in quella qualità. Quindi io continuo a proiettare quel mio stato d'animo. Allora il mio tempo è statico, non cambia. Sì. Forse non ho espresso bene quello che volevo dire, io pensavo che noi dovremmo vivere così come quando arriva la primavera, che si vede esternamente una rinascita, no? Della natura, e quindi c'è questo moto energetico, no? Così prorompente, che arriva, no? Poi esplode così durante l'estate. Ecco, sentire quella... da un punto di vista energetico, quella spinta, no? Questa pulsione che ti porta
a vivere, mentre invece cioè noi quando viviamo delle realtà del nostro tempo, dove magari, non so, il tuo corpo non ti permette più di fare certe cose che magari facevi prima, ma in questo tu ti senti in un viale del tramonto, ecco, per intenderci, invece è importante, secondo me, essere dentro in primavera, cioè Questa è la riuscire a santa vivere verità. questa, ecco, non so se ho Capisci reso l'idea, quello che volevo cosa vuol dire, dire camminare nella vivere. vita? Perché vuol dire che man mano che vivi determinate esperienze, se le porti a frutto, esci da quell'autunno, vivi un periodo d'inverno di ripensamento, sei pronto a una nuova primavera, ma se rimani fermo dentro di te in quello stato d'animo, Sì. il tuo autunno lo porti avanti nel tuo tempo, il tuo tempo sarà sempre È una autunno. fissità, certo, Ecco difatti. l'importanza di portare a frutto l'esperienza, ma qui ci ricolleghiamo poi a quel concetto di consapevolezza di coscienza. Certo. Allora, se io divento spettatore del mio vivere, pur vivendo il coinvolgimento, non lo subisco costantemente, ma comprendo la qualità che sto vivendo e apprezzo ciò che vivo in quel momento. Così come non avrò la delusione quando quell'appagamento verrà meno, perché darò il giusto valore a ciò che sto vivendo, capisci? Ecco come può variare il nostro tempo nella stagione. È come modificare i colori di un'immagine, renderli più calde e renderli più freddi, ma dipendono dai nostri stati d'animo e da quanto sono legato ai miei bisogni di appagamento dall'esterno. E quando questi vengono meno, ecco che dentro di me arriva l'autunno, la delusione, arriva l'inverno, la staticità, e di là non esco. Sì, per tornare sull'aspetto del vivere il tempo in modo proficuo, insomma, tra virgolette, nel senso che questo tempo che noi viviamo, sperimentiamo come anima in una dimensione terrena, dovrebbe metterci nella condizione che quando andiamo via, portiamo via qualcosa in È ovvio. termini di evoluzione per la nostra anima, no? E quindi mi fai ricordare una cosa che anch'io dico così nelle conferenze, nei seminari, quando adesso poi negli stage di alta formazione universale che mi hanno chiesto di fare dai piani alti, ecco una cosa che mi ha spiegato molto bene e io ricordo che noi dobbiamo, cioè, attraversare questo tempo per evolvere. Se noi non entriamo in quel percorso di consapevolezza, di coscienza, la nostra evoluzione, cioè, non progredisce e quindi tu ti ritrovi che hai vissuto questo tempo, questa esperienza terrena e hai solamente attraversato il tuo tempo, Brava. senza avere portato a casa Esattamente. qualcosa di evolutivo per la tua anima, Esattamente. laddove questo tempo serve per la tua anima, per Esattamente. l'evoluzione della tua anima. L'importante è comprendere l'esperienza che vivo, non restare fermo in quell'esperienza, andare oltre. Ma qui, guarda, abbiamo l'immagine della natura che è Sì. plateale. Quindi l'inverno riposa, arriva la primavera che rinnova, c'è l'estate che esplode, c'è l'autunno che porta frutto, il calore dell'estate, l'inverno per riposare, far nascere un nuovo ciclo di vita. Ma quanto noi restiamo fermi a volte in un accadimento della nostra vita, in uno stato d'animo che non riusciamo a rinnovare, ecco che allora il nostro tempo è statico. E giustamente, come dicevi, torniamo a casa e portiamo a casa una non esperienza o una breve esperienza che è rimasta ferma senza dare frutti diversi, che poi darà altri frutti. Un'esperienza neutra che non ti ha portato È niente. un'esperienza neutra che non ha dato frutto. Sì. Frutto a che cosa? Ad una consapevolezza per uscire da uno schema ripetitivo. Ma torniamo a quanto hai detto saggiamente tu, non ci insegnano nulla. Perché, come dico,
come dicevo anche l'altro giorno alla chiusura del corso, siamo tutti nella ignoranza della non conoscenza di chi siamo, cos'è la vita, cosa sono i piani più sottili e cosa scendiamo a vivere. Quindi abbiamo solo la parte cognitiva materiale di soddisfare i bisogni primari e tutto il nostro tempo si perde lì. E questo, guarda, è quello che noi speriamo, ci auguriamo di fare con il servizio che Focus 3.0, Mistero della Vita, cerca di dare a tutti i nostri amici, che peraltro sono sempre più numerosi e che ringraziamo per la loro presenza, per il loro lavoro, la loro voglia, ecco, di camminare, di fare questi percorsi. Noi cerchiamo di fare questo, di fare, io dico sempre scherzosamente che faccio l'ufficio stampa dei piani alti da una parte, dall'altra faccio la pedagogia dell'anima. L'unica cosa che possiamo fare... Cerchi di insegnare delle cose sull'anima, ecco, no? Sul senso della vita. Io credo che noi potremmo portare, parlo modestamente per me, agli altri, la nostra esperienza, che però è stata la nostra esperienza. Voi dovete vivere la vostra, quindi voi dovete fare il vostro cammino. Non possiamo dare agli altri un qualcosa di già conosciuto, no, perché attiene alla loro maturità dei vari passaggi del loro cammino di vita. Se vogliono interrogarsi, diversamente continueranno a vivere con i paraocchi e non cambierà nulla attorno a loro, perché continueranno a seminare quella qualità del loro tempo. Quindi non cambia il loro tempo come qualità. E questo, sì, in questo momento è difficilissimo per molta gente farlo comprendere, proprio perché vivono nella paura che vengano meno le pseudosicurezze, che in realtà non hanno mai avuto. Ma non sono coscienti che il loro tempo può terminare domani mattina, e con cosa torni a casa? Con ciò quello che hai o con ciò che hai? Dobbiamo preoccuparci di quello che porteremo quando finirà un corpo, perché stiamo parlando di finisce un corpo. Capisci? Quindi, perché cosa porto via? Preoccupiamoci di quello che noi poi dobbiamo portare via, no? Dobbiamo preoccuparci di questo. Ma è quello, cosa porto con me a casa? Esatto. Cosa ho cambiato di me? Non tanto, che cosa lascio qua, ma cosa porto? Tutto quello che abbiamo, incomodato d'uso, ma cosa, certo, porto di là? Sì, bravo, veramente mi piace questa formula del comodato d'uso, è bella. È tutto incomodato d'uso, cosa porto, sì, bella, di me? Quello bella che ho? Questa visione. O sì, quello che ho cambiato dentro. Veramente nella serie precedente che un paio di persone ci hanno chiesto, ma come avete fatto? Cioè pensano che c'è una formula magica, che c'è un testo da leggere, non comprendono che una man mano un'esperienza che porti a frutto e comincia a interrogarti dentro, comincia a dare un valore diverso alla vita, perché ti sta permettendo di avere il tempo per comprendere. Altrimenti è come andare a scuola, riscaldiamo il banco e non facciamo altro. Quindi l'insegnante ha dato il suo insegnamento, ma l'allievo era attento a prendere l'insegnamento o pensava ad altro. Però ha sprecato lo stesso tempo a scuola. E ecco, tu hai detto una cosa importante, Bruno, che appunto è quella che... Cioè, anche nel nostro caso, dove abbiamo capito qual è il compitino che dobbiamo fare per questa vita, ed è quello che stiamo facendo, no? In questo momento, di aiutare quindi le persone a fare un cammino, no? Invitarle a fare un cammino, dopodiché nessuno lo potrà fare per gli altri, ognuno dovrà fare il suo. Anche c'è quella pagina molto bella del maestro tibetano, dove lui dice, cioè, quando arriva il momento, cioè, varca la porta e poi chiudila, perché chi arriverà prima, cioè, dovrà anche lui aprirla e fare il suo cammino, no? Ecco, non è che noi dobbiamo lasciarla aperta perché gli altri non facciano il cammino, che è quello di arrivare ad aprire quella porta. Bravo. Ecco. È presente quelle poche righe che ti ho mandato giorni fa? Vuoi, sì, aprire tu la porta per gli altri? Non puoi, devono non essere, può, gli altri. Devono essere gli altri. Quindi tu hai fatto un certo tipo di lavoro,
per aprire quella porta. Vuoi aprirla ad altri che non hanno, non merito, perché non se lo meritano, ma perché non hanno fatto loro il cammino per arrivare ad aprire quella porta. Quindi tutto ciò che noi nel nostro tempo dedichiamo, non solo al lavoro materiale che serve, ma non è il lavoro materiale, è come metti a frutto poi un lavoro interiore di presa di coscienza. Non lo possono fare gli altri. Gli altri possono darti un esempio: se tu vuoi diventare come loro, allora ti impegni, ma devi avere il desiderio. Se non hai il desiderio, che diventa una molla, lo puoi fare solo con la mente razionale, non vai da nessuna parte. Perché non cambia lo stato di coscienza che crea il desiderio, che dà sempre più un senso di cambiamento, perché assimili il cambiamento dentro di te. E questo porta il cambiamento all'esterno. E poi Bruno, chissà quante volte anche tu, no, vedrai, perché quello è un momento di grande gioia, quando tu vedi le persone che hanno, come dicevi, il desiderio di camminare. No? E poi ci sono invece quelli che ascoltano e capisci che non faranno nessun passo, cioè senti che non faranno più nessun passo perché aspettano che qualcuno faccia per loro. No? Perfetto, loro aspettano che cambi il film loro, che gli altri cambiano il loro film. Ma la gente non comprende, per ignoranza, che ognuno di noi crea la sua realtà perché proietta il film all'esterno degli stati d'animo che ha dentro. E se voglio cambiare l'esterno, devo cambiare l'interno. Ma è la difficoltà della gente che vorrebbe avere la bacchetta magica, qualcheduno che ti cambi senza che tu abbia a prendere coscienza di te. Non accadrà mai. Perché il senso di questa vita non è quello. Il senso di, quella, di questa vita è quello proprio di sperimentare e fare. E se tu non fai, ritornerai con lo stesso modello, lo stesso schema. Vedi, io dico a certe persone, ma mi perdoni, se lei vuole farsi muscoli, cosa fa? Legge un libro, gioca a dama o va in palestra, si esercita? E no, vado in palestra. E lei come pensa di cambiare ciò che è dentro di lei se non fa un lavoro interiore? Pensa solo di leggere o riflette su ciò che legge per sentire una diversa verità, se la sente? Se non la sente vuol dire che non è ancora pronto. E va bene lo stesso, voglio dire, non c'è giudizio in questo. Assolutamente. C'è solo un'osservazione. Sei in una fase esperienziale di vita in cui il tuo stato di coscienza non emerge ancora per farti diversamente comprendere. Però è già qualcosa, se comincia a cercare qualcosa, vuol dire che c'è già un indirizzo, capisci? Sì. Cioè quel seme comincia a non buttarlo via, ma comincia a tenerlo da conto, spero. Certo. Ecco perché questo è un tempo prezioso. Quello che stiamo vivendo ora è un tempo prezioso, perché il cambiamento può arrivare rapidamente. Certo. C'è un click che scatta dentro di noi e vedi una realtà improvvisa, che può anche essere scioccante per alcuni, perché improvvisamente vedi la realtà in cui hai vissuto ed è un trauma interno, però è un trauma guaritore, perché ti fa mettere da parte di colpo il tuo vissuto e ti cambia il tempo del presente oggi. Quindi cerchiamo di non sprecare questo tempo nell'inutile attesa che gli altri facciano, siano per noi ciò che dovremmo noi essere, fare per noi. Perché altrimenti sprecheremo questo tempo come l'abbiamo sprecato in tanti anni passati e in tante vite passate. Sante parole, caro Bruno. Direi che potremmo concludere questo nostro appuntamento, questa puntata, ecco, di questa nostra rubrica proprio con queste tue belle parole. Guarda, io farei un invito a quanti hanno avuto la pazienza di seguirci, di vedere le stagioni della loro vita e vedere in questo momento in quale stagione sono fermi dentro di loro, per capire che possono cambiare la stagione se mettono in moto il desiderio
allora possono passare attraverso le stagioni, evolvendo, passando sempre attraverso le stagioni e non restando staticamente ferme in una stagione. Questo è l'invito che proietto a tutti quanti hanno avuto la bontà di seguirci. Grazie, grazie Bruno carissimo, grazie, mi sembra che sia un bellissimo esercizio questo che tu hai, consigliato. A te. Grazie allora. Per avermi ospitato nel tuo salotto e grazie a quanti ci seguiranno. A presto caro Bruno, prossimo mese. Buon cammino a tutti. Bene, grazie, grazie a voi anche cari amici, anch'io vi porto il mio saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica e auguro a tutti quanti un buon tempo e un buon cammino, anche insieme a noi siamo felici di farlo per voi. A presto ritrovarci.